Salve a tutti. Oggi vi presento un gioco interessante. Ok, sicuramente penserete che io sia impazzito ad aver recensito un titolo con una grafica così di merda. Ma se non vi fermate alle apparenze e mi ascoltate, forse conoscerete un nuovo prototipo di FPS e mi ringrazierete. Sì, prototipo. Questo gioco di grafica fa cagare solo perché è stato sviluppato per un contest con un tempo limite di solo 7 giorni, ma è innovativo come pochi e quindi ho deciso di recensirlo. Il gioco che vi presenterò oggi si chiama Hypercube Arena. Hypercube in italiano si traduce in ipercubo. L'ipercubo è una figura geometrica in 4 dimensioni. Bene. Per l'appunto questo gioco è ambientato in un mondo cubettoso a 4 dimensioni. Lasciando stare i dettagli matematici, il mondo 4D è un mondo molto particolare, come potete vedere. La gravità segue leggi tutte sue e si presentano altri fenomeni interessanti. Ad esempio, cadendo in un burrone non si tocca mai il suolo, le munizioni si sdoppiano e ci sono pure i fantasmi. L'ipercubo è infatti spesso citato in varie storie sul paranormale. Non ci credete? Ora sto giocando in singolo, ma tra poco arriveranno anche i miei colleghi del clan Galaizas e questi fantasmi li vedrete dal vivo. ABC, dove cavolo siamo? Quanti siamo qua dentro? Siamo solo in 3, Omic, io, te ed Attiva. Ma che cazzo dici? Chi cazzo è tutta questa gente che mi sta riempendo di piondo? Sono bot per caso? Non sono bot, Omic, siamo noi due. ABC, non prendermi per il culo. Voi siete in 2, questi sono in 3000. Omic, te l'avevo detto che questo è il regno dei fantasmi, no? Ma c'è una spiegazione matematica a tutto questo. Hai presente che ti avevo accennato che in questo mondo le munizioni si sdoppiano? Beh, accade pure coi giocatori. In questo prototipo le texture fanno cagare e sono tutte uguali, ma ti garantisco che siamo noi quelli che ti stiamo sparando. Anche noi vediamo i tuoi fantasmi, più copie di te stesso. Cosa? Vedi i miei fantasmi? Io sono uno. Non sono morto. Ho paura. Com'è possibile che io mi veda come singolo e invece voi mi vedete in migliaia di copie? Tu sei sempre tu. È complicato da spiegare, in questo mondo fatto di 4 dimensioni, le 3 dimensioni in cui abitualmente ci muoviamo, che danno altezza, larghezza e spessore ad ogni oggetto, giocatori compresi, sono contorte lungo la quarta. Questo significa, detto molto semplicemente, che per ogni valore della quarta dimensione può esistere un altro te parallelo. Un altro te che si comporta esattamente come il giocatore che stai comandando, solo spostato nello spazio 4D. Se tu mi stai sparando, in realtà io non vedo soltanto un te, vedo potenzialmente infiniti tuoi alter ego che mi trivellano di proiettili provenienti da ogni spazio parallelo al mio. E lo stesso vedrai te. Lo stesso vale ad esempio per le munizioni, che sembrano migliaia ma sono sempre lo stesso proiettile. Anche il mondo in cui ti muovi si comporta così, muovendoti vedrai che in realtà ti stai muovendo sempre nella stessa stanza, sempre uguale, cambiando anche il modo in cui agisce la forza di gravità. Esiste un film del 2002 che si intitola Il Cubo 2, Ipercubo. Questo film parla appunto di una prigione costruita dentro un ipercubo e a tratti ricorda questo gioco. Un libro interessante per comprendere le dinamiche di questo mondo 4D, che potrebbe interessare a qualcuno leggere, è un vecchio romanzo chiamato Flatlandia, in cui una persona che vive in un mondo 2D entra in contatto col mondo 3D. Il link alle voci di Wikipedia su questi argomenti, così come il download gratuito del gioco, li trovate nella descrizione del video. Oltre a tutto quello che avete già visto, in questo gioco fatto di cubi stile Minecraft è stata messa anche la possibilità di modificare il livello di gioco anche durante la partita, rompendo ed aggiungendo blocchi stile Gamecraft. Per accedere ed uscire dalla modalità di editing vi basta premere il tasto O. Premendo il tasto destro del mouse aggiungerete un blocco. Se premete contemporaneamente Shift invece i blocchi potete rimuoverli. Per giocare a questa chicca dovete avviare sia il programma server sia il client. Se non avvierete il server prima del gioco, questo inoltre non funzionerà. Decomprimendo il .zip che contiene il gioco troverete entrambi questi programmi. Nota: il gioco non ha bot come detto prima e si gioca solo il multiplayer.
Per attivare un server di gioco sul vostro PC andate nella cartella server e cliccate il programma evidenziato. Una volta dentro cliccando su Start il server si avvierà. Se vi chiede dei permessi di esecuzione dopo il clip dateglieli, questo programma è sicuro. Infine, per avviare il gioco, andate nella cartella Ipercube e cliccate nel file che vi ho evidenziato. Una volta dentro inserite un nickname. E quindi mettete l'IP di un server funzionante al posto di quello dell'hacker più famoso del mondo. A parte gli scherzi, se ostate voi, quell'IP identifica il vostro PC di default e quindi va bene, ma se giocate dal PC di qualcun altro, dovete mettere l'IP di chi osta in questa riga. Se ostate il server, per scoprire il vostro indirizzo IP da dare agli altri, potete andare ad esempio nel servizio che ho messo nella descrizione del video o sceglierne un altro simile di quelli disponibili su Google. Spero che l'idea di questo gioco vi sia piaciuta. Tenete conto che, nonostante sia stato sviluppato in soli 7 giorni, il gioco sembra abbastanza ben free, a parte in alcuni computer dove proprio non parte. Mi piacerebbe molto fare una partita con parecchi giocatori, quindi se volete giocare con me contattatemi via Skype. E se vi piace, aiutatemi a pubblicizzarlo così magari qualche sviluppatore coglierà la palla al balzo e ne svilupperà una versione seria. Arrivederci alla prossima.